Salve ragazzi, bentornati, benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot, benvenuti nella doppia player review di UEA e Aubameyang Radioattivi. Però prima di iniziare questo video vorrei che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale attivando la funzione della campanellina e qui in descrizione trovate link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, gruppo Telegram, il canale e Twitch. Sei stanco di avere la squadra scarsa? Vai su FIFA Coin, link e codice coupon qui in descrizione, seleziona l'ammontare delle monete richieste, la console, scegli la quantità, usa il codice NMF per un 5% di sconto. Link e codice coupon qui in descrizione. Vi spiego il funzionamento di questi radioattivi. Praticamente hanno due punti per il campionato, la squadra e la nazione. Praticamente con i due punti a nazione e squadra arrivano a due punti stile intesa. Gli basta quindi avere un allenatore, che sia un allenatore o un giocatore che sia per l'appunto di quella lega. Il bello è che questi due omini valgono per tutta la squadra, quindi la facilità col quale si possono ibridare queste carte è abbastanza interessante. Però veniamo a UEA, esterno destro o terzino destro o alla destra avanzata della Juve e degli Stati Uniti. 3 partite, 1 gol, 3 skill e 3 di piede debole, niente di eccezionale. Mi è piaciuto soprattutto l'aspetto della velocità, è equilibrata, è un esplosivo, può essere un più esplosivo, un controllato esplosivo, va bene tutte e due, secondo me alla fine più, magari stiamo sul più esplosivo, però molto bravo sotto l'aspetto della velocità, molto bene anche sotto l'aspetto del dribbling e soprattutto l'agilità. Per il resto invece un po' meno, non ha dei valori eccelsi, ma si sentono anche in game. Ha una resistenza tutto sommato buona. Avrei preferito qualcosa in più in forza e in difesa soprattutto, però devo dire che da esterno queste qualità sono molto utili per recuperare qualcosa. Magari da terzino ora non proprio. Il tiro non è nemmeno bruttissimo. Il passaggio possiamo sfruttarlo per poco, nel senso che non è eccezionale. Scambi stretti, non troppi tocchi di prima e evitiamo passaggi lunghi. Cross, comunque possiamo fare qualcosa in più, ma niente di eccezionale. Informazioni aggiuntive, vedete, intesa qua vi spiega tutto benissimo, ragazzi, benissimo. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, ragazzi, questi sono di un'ibridabilità mostruoso, quindi gli do tranquillamente 3, ma alle carte radioattive. Il prezzo è di 18, 19... 16k, insomma, non è elevatissimo per lui. C'è Kvaratskhelia che costa tantissimissimo. Alternative in se ha proprio Kvaratskhelia, che è appena uscito, sempre della Serie A, non vi... Dodò. Come terzino Dodò. Come esterno, sì, Kvaratskhelia. Se può giocare come esterno destro, non lo so, non ho visto, ragazzi, onestamente. Ma venendo alle conclusioni per questa carta, il mio voto per lui un 7. Meno. Vediamo a Pierre-Emerick Aubameyang disponibile tramite SBC dal costo qui su Footman, riporta 92-94 mila crediti. Un attaccante non male, davvero interessante, magari sì in partenza iniziale è un po' lentino, però poi inizia a mostrarsi più rapido. 3 partite, 4 gol, 4-4 di skill di piede debole, alto basso come voi, ragazzi, quello che fa per me. È un po' così, un po' macchinoso. Sotto l'aspetto del dribbling invece possiamo aiutarlo con il dribbling pure, il controllo palla, però non vi aspettate giravolte incredibili. Il tiro è secondo me l'arma vincente che possiamo trovare in lui, perché riesce a finalizzare bene, a tirare bene. Non usate troppi tiri dalla distanza, ma potete usare qualcosa in più sotto l'aspetto dei tiri di precisione, o tiri a giro o tiri d'esterno. Anche il passaggio comunque non è male. Ora stiamo arrivando al punto in cui anche gli attaccanti possono avere un ottimo passaggio. Sotto l'aspetto della fisicità poteva fare molto meglio, a parte il colpo di testa che in carta è ottimo, ovviamente sta tutto nel nostro stile di gioco, puoi capire cosa ci va bene. Io l'ho messo come stile intesa a falco perché non volevo usare un cacciatore, onestamente parlando, però ci sta bene anche un cacciatore se volete metterglielo proprio. Come indice di ibridabilità da 1 a 3, anche qui un bel 3. Ha uno stile di gioco plus che sarebbe sempre quello della velocità, tipo quello di Leo Pot, ma questo lo aiuta tanto
se vuole correre. Aumenta ulteriormente la velocità dello scatto durante il dribbling, che riduce notevolmente l'immagine dietro lo scatto allungandosi la palla. Questo può tornare utile. Alternative in Ligan, sicuramente Mbappé. Poi abbiamo anche, mi sfugge il nome, Colomouani. Non so se esiste anche, non mi ricordo se esiste anche una versione special, ragazzi. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 7.5. È un SBC da fare? Nì. Nel senso, una buona carta può essere utile per alternarsi rispetto ad altre carte. Però, se puntate tantissimo sulle partenze iniziali, sugli scambi rapidi, su giocatori che possono dribblare, ve lo sconsiglio. Se puntate qualcosa in più con qualche passaggio, tanti tiri, una buona velocità e un buon controllo palla, su anche il fattore che c'ha 4 di piedi, allora potrebbe andare più al vostro caso, ragazzi. Ma ditemi voi cosa ne pensate di queste carte, di queste review. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Con ciò vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli.